Siamo a Nizza, la più grande città della Costa Azzurra, con circa 350.000 abitanti. La città è un centro mondano con grande predilezione per il jet set. Destinazione preferita per feste, festival ed eventi di gran lusso. Nizza quest'anno ha presentato la quinta edizione dell'Italia Table, un evento organizzato dalla Camera di Commercio Italiana a Nizza che si impegna ad offrire il meglio della gastronomia italiana alla Francia e a questa città mediterranea storicamente legata alla penisola. Quest'anno l'Italia Table si svolge in questi grandi giardini nel cuore di Nizza. La partecipazione del Grande Salento è una partecipazione anche di tutta la Puglia, perché siamo gli unici a rappresentare la Puglia. Stiamo avendo un grandissimo successo e abbiamo portato le nostre angurie, abbiamo portato il nostro olio, il nostro vino, facciamo dal vivo il nostro croccante. E abbiamo portato le nostre mozzarelle, il nostro pane, dunque tutto ciò che richiama alla Puglia. L'affluenza è tantissima e ogni giorno facciamo tantissimi assaggi dei nostri prodotti. I produttori hanno portato direttamente sulla tavola dei francesi il meglio della loro celebre gastronomia, dalle specialità più tipiche ai piatti più rari. Entrambe le aziende che rappresento in questa manifestazione hanno voluto aderire e supportare il CNA di Lecce, non tanto per commercializzare i propri prodotti, ma proprio per promuovere il territorio all'estero e quindi creare una sorta di sinergie tra le associazioni di categoria e le varie aziende per poter in questo modo, diciamo, crescere ed emergere. Le fantastiche angurie, come dicevamo, di Nature, che è questa azienda che produce e distribuisce in Italia e anche all'estero non solo angurie ma anche altri ortaggi tipici del nostro territorio. Terre Salentine è invece una selezione di prodotti agroalimentari, dai carciofi alle rape o alle melanzane, ai peperoni, insomma tutto ciò che è tipico del nostro territorio, conservate nel nostro olio extravergine di oliva che oramai è già famoso nel mondo. Sembra che possa essere un mercato interessante perché la Francia, strano a dirsi forse, ma si sta aprendo e quindi inizia ad essere interessato anche alla produzione italiana. La tenuta Palma è ritornata il secondo anno a Nizza, dove anche il secondo anno ha riscontrato un successo come il primo. Viene riconosciuto il nostro olio del Salento, un olio di ottime qualità. Ci abbiamo due qualità di olio, uno prodotto dalla varietà Leccina e uno in particolare dalle nostre varietà eccellenti, Cellina di Nardò e Oialolo Leccese, degli nostri alberi secolari che si trovano giù nel Salento. Ha un sapore molto più delicato e si avvicina molto all'olio ligure, che è altrettanto delicato. La mia presenza qui riguarda soprattutto, insomma, dare una mano agli standisti con le lingue straniere, in quanto, come potete vedere, comunque non c'è soltanto gente italiana, anzi, ma soprattutto francese, inglese, anche giapponesi, un po' di tutte le parti, insomma, e quindi cerco appunto di apportare il mio contributo agli standisti con la mia conoscenza di lingue straniere e non solo, anche dando una mano proprio in maniera pratica quando ce n'è bisogno, quindi quando durante i momenti un po' più caotici. Ogni giorno noi prepariamo la nostra pasta, i nostri antipasti, il nostro croccante dal vivo. E come si prepara un croccante? Quali sono gli ingredienti? Zucchero e mandorle, fatto sempre nella famosa pentola di rame rossa. La preparazione è molto laboriosa? Ci vuole un po' di passione, se no non lo fai, non riesci neanche a impararlo, cioè ci vuole passione come tutti i mestieri. E i francesi li stiamo stupendo con i nostri effetti speciali croccante? Sì, la stanno gustando abbastanza bene, cioè sono innamorati dei prodotti italiani.
stiamo avviando anche dei contatti con la grande distribuzione, in modo che i nostri espositori non si limitano soltanto a vendere nella fiera, che sarebbe troppo limitato come supporto, ma loro porteranno i prodotti qui anche durante l'anno. Questa manifestazione nata soprattutto per le imprese delle regioni italiane più vicine a Nizza, quindi quelle che tradizionalmente avevano un rapporto commerciale come il Piemonte, la Liguria, eccetera, si è estesa e oggi è diventata una rassegna nazionale italiana di tutta Italia del prodotto enogastronomico di qualità italiana. La nostra cucina italiana è soprattutto mediterranea, proprio perché noi possiamo godere di prodotti come l'olio, come la nostra verdura fresca, prodotti del territorio che ben combinati tra di loro possono portare nutrienti utili a non solo a mantenere il nostro peso forma, ma soprattutto a prevenire molte malattie. Non esiste ovviamente, ripeto, il cibo dannoso o il cibo benefico per tutti, perché ognuno di noi ha le proprie esigenze individuali. L'importante è inserirli in modo corretto in base al nostro stile di vita, in base al nostro stato, diciamo, di salute. Combinarli in modo che non siano in eccesso o anche in difetto, perché anche mangiare poco a volte non fa bene. La Camera di Commercio Italiana a Nizza ha raddoppiato quest'anno gli sforzi, creando una vera e propria settimana italiana a Nizza per far conoscere il meglio dell'Italia e la Costa Azzurra, per esaltare le straordinarie potenzialità di questo meraviglioso paese nell'ambito gastronomico, turistico, culturale, artistico e commerciale. Ci sono stati degli incontri anche con le altre regioni che vorrebbero degli scambi con noi attraverso magari i gruppi di azione locali. Io ho preso visione, abbiamo avuto degli incontri, dei tavoli tecnici. Dall'esperienza dell'Italia Table, che ci ha dato l'occasione di incontrarci come CNA con altre regioni, in particolare la regione Puglia e la CNA di Lecce, nasce però questa idea, questa volontà di collaborare attraverso i gruppi di azione locali, ai quali nelle nostre province Rovigo e Lecce le CNA aderiscono. Questi gruppi di azione locali danno la possibilità, attraverso dei progetti comunitari, di attivare delle azioni di promozione dei prodotti del nostro territorio e anche le tradizioni, la cultura e la storia del nostro territorio. Quindi faremo insieme alcune iniziative dove ci saranno dei scambi, no, di cortesia e di ospitalità, una volta a Rovigo, una volta a Lecce, tra le CNA, le aziende e i territori. Naturalmente, quando ritorno al mio presidente di CNA, ma anche all'assessore Enzo Russo e al presidente della Camera di Commercio Prete, girerò tutti questi contatti sperando, insomma, che possano avviarli bene. Una conferma delle scelte anche della Camera di Commercio Italiana per Nizza Costa Azzurra di proseguire in questa presenza specialistica della più alta qualità dei prodotti italiani, e quest'anno in più ci sono presenze anche comunali molto molto qualificate come la delegazione di Amelia col sindaco, e poi ci siete anche voi dalla Puglia, che sempre tenete altissima la bandiera anche dell'agroalimentare del sud e dei suoi prodotti.
Per il secondo anno consecutivo, l'Italia Table ha avuto la rappresentanza del Grande Salento. Io voglio fare un plauso agli espositori che ci hanno seguito, perché sono stati molto bravi, a dispetto di chi dice che la gente del sud non si muove. Loro hanno sfidato un nuovo mercato e noi quest'anno ci siamo presentati con un marchio più grande. Ci siamo presentati come il Grande Salento all'Italia Table. Abbiamo cercato di ottimizzare, anche con meno aziende, tutte le nostre aziende salentine che non sono potute venire e che vorrebbero tanto venire. Le aziende sono rimaste molto soddisfatte, perché il discorso non è solo la venuta qui e la vendita in questa grande fiera mercato, è la possibilità di aprirsi dei contatti completamente diversi, in modo da poter continuare a lavorare. Oui, et puis Nice est une ville franco-italienne. Nizza è una città franco-italiana, lo rivendico perché è la nostra storia, la nostra identità. C'est notre identité, c'est notre culture. La cultura di Nizza e la sua cucina si ispirano molto a quelle italiane. E qui i prodotti del Mediterraneo sono presentati dai migliori produttori italiani. E sono particolarmente cari a Nizza. Questo è diventato un grande appuntamento per la cucina italiana. Per le culture dei territori e dei prodotti italiani. Per Nizza è davvero un grande motivo di orgoglio. Gli espositori, come ho detto in tante altre occasioni, da soli, specialmente quando vanno all'estero, è difficile che riescano a coordinarsi. E ci vuole l'istituzione dietro che riesca a coordinarli. Noi ci siamo, ci saremo sempre, però la CNA da sola non può affrontare tutte le difficoltà della piccola e media impresa. È un invito che io rivolgo alle nostre istituzioni locali, Camere di Commercio, Regione Puglia, affinché ascoltino di più le richieste delle associazioni di categoria, perché spesso queste nostre aziende sono aziende a conduzione familiare, con mezzi piccoli, irrisori, per cui vorrebbero vedere nuovi mercati, provare nuovi mercati, provare a internazionalizzarsi, però ovviamente mancano le risorse. Quindi se ci mettiamo insieme a lavorare, noi possiamo fare molto di più per il nostro territorio e per le nostre piccole imprese. L'Italia Table si è conclusa il 2 giugno con un grande ricevimento presso l'Hotel Negresco sulla Promenade des Anglais, cui hanno partecipato, oltre ad autorità nazionali e locali, i rappresentanti delle regioni che hanno preso parte all'evento. Siamo soddisfatti, la presenza è stata importante, penso che confermeremo le 130.000 persone che abbiamo avuto l'anno scorso, anche se quest'anno gli effetti della crisi li abbiamo sentiti anche noi. Abbiamo avuto espositori che con stand di 12 metri quadrati fatturavano 50.000 euro, quest'anno dicono di aver fatto comunque tanto, ma la metà. Si parla comunque di cifre importanti, quindi un'edizione che ha avuto successo ma che comunque ha risentito degli effetti della crisi e anche dello spostamento. È una prima edizione in un nuovo sito molto più ampio, che ha ancora tanti margini di sviluppo.